Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Quanto mi mancava registrare qui nella mia cabina armadio. Allora, ho diversi video ragazzi da recuperare che vi devo filmare. Primo tra tutti, ho deciso oggi di iniziare con lo shopping che ho fatto in Turchia. Appunto, avete visto dal vlog che ho caricato, dalle tantissime storie, le foto su Instagram, che qualche settimana fa sono stata in Turchia. Siamo partiti con un viaggio appunto del turismo turco e ci hanno portato, era un viaggio appunto di influencer, siamo partiti da Ankara, la capitale, per poi viaggiare verso est. Quindi ho visto diverse città, devo dire, ho visto una bella parte della Turchia, molto molto interessante. Se appunto avete seguito tutti gli aggiornamenti su Instagram lo sapete, e ho deciso di dedicarvi un video allo shopping che ho fatto. In realtà nelle città che abbiamo visitato siamo stati in alcuni bazar tipici ragazzi, che erano meravigliosi, c'erano un sacco di gioielli stupendi, quindi ho preso ovviamente qualcosina e poi in aeroporto ho preso un sacco di altre cosine nel reparto profumeria, perché ho visto alcuni brand che noi onestamente né in Italia né in Olanda abbiamo, e quindi sono tipo impazzita prima di ripartire. In realtà questo nell'aeroporto di Istanbul sono tipo impazzita, ho visto un sacco di marchi che non conoscevo, alcune cosine, anche alcuni marchi che conosco, ma c'erano cosine che non avevo trovato in Olanda, e quindi appunto ho fatto un bel po' di shopping. Allora, prima cosina, in realtà queste sono un paio di cosine che ho preso, dei dolcetti tipici che ho trovato e che ho preso, che abbiamo assaggiato assieme io e il mio fidanzato, perché volevo troppo assaggiare queste cosine con lui, e quindi ho preso due appunto dolcetti tipici prima di partire. Allora, uno sono queste pismanie, credo si pronunci, se sapete parlare turco correggetemi la pronuncia, ci tengo sempre tantissimo. Sono dei dolcetti vegani, sorprendentemente, hanno due gusti, questi sono alla rosa e questi invece sono plain, praticamente, quindi sanno tipo di fior di latte, vaniglia. Ve li devo troppo far vedere ragazzi, perché a vederli così nella scatola non si riesce a capire, ma hanno una consistenza stranissima. Eccoli qua, sembrano un po' zucchero filato, ma anche un po' quel coso che usi tipo sotto i lavandini, avete presente? Cioè io veramente mi vengono in mente le cose più assurde, però vi giuro che ricorda tantissimo quel, cos'è, un isolante, cioè che si mette appunto sotto i lavandini, se non sbaglio, cioè è veramente veramente stranissimo da vedere. Però ha un buon sapore, che sa effettivamente tipo di zucchero filato e nocciole, forse mandorle. Sono molto molto buoni, ma decisamente, ecco, così li vedete bene, decisamente mi è piaciuta di più la parte alla rosa, anche questo stranissimo, e ha quasi la consistenza dello zucchero filato, ma non è. Sì, anche questo sta decisamente di mandorla, ma anche questo sapore alla rosa, che è buonissimo, però ne ho preso decisamente, decisamente troppo, non so se mai li finirò. E poi, altro dolcetto che ho preso, ragazzi, sono queste caramelle, sono tipo delle gelée, si chiamano Turkish Delight, sono tipo delle gelée, delle caramelle gommose, e voi lo sapete quanto io vada matta per le caramelle gommose, cioè è proprio una delle mie passioni del cibo, non ci posso fare niente, è la verità, e quindi quando ho visto queste mi sono detta assolutamente devo provarle. Alcune sono buone, altre meno. Diciamo che a me è piaciuto moltissimo il kiwi, la fragola e l'arancia, ma la banana non tantissimo. Ve le faccio anche vedere, sono tantissime, sono davvero delle caramelle praticamente gommose, hanno una consistenza un po' particolare, sono ricoperte tipo di zucchero a velo, questo è kiwi, guardate che roba, questo è il kiwi. La consistenza assolutamente caramella gommosa, sono molto dolci, non sono per niente, cioè io mi aspettavo il kiwi che fosse tipo un po' acidognolo, non è assolutamente così, sono molto dolci, appunto
mi piacciono quasi tutte tranne quelle alla banana. Se la luce sta cambiando nel frattempo è perché oggi sto finalmente filmando con la luce naturale. Ragazzi, in Olanda c'è già luce fino alle 9 di sera, anche un pochino di più in realtà, e questa cosa è fantastica. Ogni anno mi rallegra le giornate, proprio adoro, quindi oggi ho deciso di non filmare con le luci artificiali ma di utilizzare la luce del sole. Ma dopo questa parentesi dolce arriviamo alle cosine che ho acquistato, gioielli, skincare e make up. Allora, in realtà, prima di iniziare con le cosine che ho acquistato io personalmente, volevo farvi vedere soltanto questo regalino che ci hanno dato appunto quelli dell'organizzazione, che ha un profumo buonissimo perché questa è una saponetta, e come potete vedere ci sono anche le due pietrine Evil Eye. Questo è un occhio che in Turchia ho visto ovunque, qualsiasi autista, qualsiasi negozio aveva fuori appesi tantissimi di questi Evil Eye, e mi hanno spiegato che è appunto un occhio che serve a proteggere la persona che lo possiede, ok? Quindi è un portafortuna praticamente, e in più appunto c'è questa saponetta che, vi giuro, ha un profumo buonissimo, molto di agrumi, molto di pulito. Poi all'interno c'è questa pietra con questo gufo molto carino che penso serva, o è un sottobicchiere molto molto carino perché è naturale, oppure è un portasapone, devo ancora capire, però molto carino. E poi c'è, se non sbaglio, una tipo una pashmina, eccola qua, è... Non so bene come utilizzarla perché è un po' troppo corta ovviamente per essere utilizzata come sciarpa. Credo, almeno, sì, decisamente, però è molto molto carina. Poi arriviamo subito alla cosina che ho preso al bazar, appunto, si dice bazar o bazar? Penso in italiano bazar, e siamo stati appunto in questo bazar tipico nel centro, quella volta eravamo a Erzurum, credo, una città difficile da pronunciare, molto molto caratteristica, e appunto ci hanno portati in questo bazar. Ragazzi, era meraviglioso, mi sembrava di essere in una, tipo in una favola araba delle mille e una notte, era meraviglioso, questi soffitti stupendi, ho fatto anche una foto, ve l'ho messa su Instagram. Per non parlare, ragazzi, dei negozi in sé, perché erano tutti gioielli in oro, argento, con delle pietre stupende, e vi devo dire che l'oro e l'argento lì costano decisamente meno rispetto a noi. E altra cosa che io trovo molto divertente e entertaining è che lì bisogna assolutamente barattare, cioè bisogna per forza contrattare sul prezzo. Noi non l'abbiamo fatto e poi ci siamo stupite che il ragazzo ci abbia abbassato il prezzo che ci chiedeva inizialmente, non capivamo, e poi ci siamo arrivate, era perché lui si aspettava che barattassimo, ma siccome già era poco, cioè non lo so, io già questa cosa l'avevo fatta a Dubai, che avevo barattato per il bracciale d'argento che avevo acquistato, e poi mi sono completamente dimenticata di questa cosa che nei paesi arabi va assolutamente fatta, cioè vi prendono per una sprovveduta se non lo fate, e quindi abbiamo fatto questa figura, e quindi poi comunque il prezzo ce l'ha abbassato, ma a proprio al minimo, e però sono molto soddisfatta perché appunto con Laura abbiamo preso lo stesso identico souvenir, diciamo, da questa, di questa vacanza, di questo viaggio, ed è questo bracciale appunto tutto 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 in argento, con è tipo un bracciale tennis praticamente, con tantissimi zirconi, è molto molto sottile, molto piccolino, ma mi piace proprio per questo, perché è super semplice da abbinare, da indossare anche come bracciale da ogni giorno. Non ne avevo uno simile, quindi sono molto soddisfatta del mio acquisto, e poi è un ricordo della Turchia che mi rimarrà per sempre. Poi make up e skincare. Allora, la prima cosa che ho preso ad Istanbul è stato il mio profumo preferito, che lo sapete è l'Interdit di Givenchy. Avrò consumato almeno
3 o 4 boccette di questo profumo, e quelle in full size, il più grande possibile immaginabile. Poi da Givenchy mi è arrivato anche il nuovo profumo, l'Inter-D, quello però con boccetta scura, nera e rossa, che è molto molto buono, ma secondo me più intenso, più sexy, decisamente più serale, che è quello che sto utilizzando in questo momento, perché ho finito quello normale e adesso l'ho appunto ricomprato. Sono molto contenta però, ed è questo che mi ha intrigata abbastanza, il fatto che ci fosse anche il travel size, perché quando viaggio mi dispiace sempre perché ho tantissimi campioncini di profumo che porto con me naturalmente, però mi manca sempre il profumo che utilizzo normalmente nella mia vita quotidiana, che poi non è quello che porto con me nei viaggi, e quindi adesso ho anche il travel size del mio profumo, appunto l'Inter-D. Ma apriamo la confezione assieme perché ancora non l'ho vista la boccetta, anzi le due boccette. Eccola qui, la prima è la versione roll-on, no, pensavo fosse roll-on, invece è spray, però adoro perché è piccolina e non devo portarmi dietro tutto il boccettone, tutto il bottiglione quando viaggio, che tra l'altro mi sono resa conto in questo momento di aver preso la versione più grande che c'era, pensavo fosse quella subito dopo, invece è fantastico perché questo è proprio il full size più grande, non poteva essere. Questo ha 80 ml, quindi tantissimo, è anche pesante. L'altro invece, questo piccolino, sono 12,5 ml. Una cosa che faccio sempre anche nelle profumerie, ma lo fate anche voi o sono io l'unica, tipo in ogni profumeria che entro, non me ne frega niente, se trovo il mio profumo io lo spruzzo, anche se l'ho appena spruzzato 10 minuti fa a casa, io lo rispruzzo e quindi, anche se ho già un profumo oggi, andiamo assolutamente a coprirlo con l'Inter-D. Ah, ragazzi, questo assieme al Misia di Chanel sono io, cioè vi giuro, annusate questi due profumi, uno o l'altro sono io, cioè sono proprio... Ah, adoro, 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 da quando è uscito questo profumo io sono impazzita, non mi aspettavo onestamente che mi piacesse così tanto, invece mi ha veramente, è diventato immediatamente il mio profumo preferito, quindi penso che per farvi capire quanto mi piace questo basti. Un altro brand che ho trovato ad Istanbul e che non conoscevo, mi sembra di averlo intravisto in Giappone quando sono stata, ma non avevo all'epoca acquistato nulla di questo marchio, quindi ho voluto recuperare, ho preso diverse cosine di questo marchio che si chiama Sensai e sono tutto prodotti made in Japan. È un marchio anche molto costoso, vi devo dire, di make up e skincare giapponese. Primo prodotto che ho preso è un fondotinta con fattore protezione 25. Mi aspettavo di trovarlo più alto, l'SPF, diciamo, in una linea di make up giapponese, perché lo sapete, loro ci tengono tantissimo ad avere una pelle protetta dal sole, e quindi appunto 25 forse per me, che sono abituata a SPF altissimi, ma appunto non mi sembra altissimo, in realtà è comunque un fattore protezione alto. E questo è il Flawless Setting Moisture Foundation. Non avevano tantissime tonalità, devo dire, di questo fondotinta, ma ho fatto 30.000 prove e tra tutte le tonalità disponibili questa è sicuramente quella più vicina al mio incarnato, che è la FS102 Ivory Beige, e questo è il pack. Devo dire, molto carina la boccetta, dà proprio un effetto luxury e sono curiosissima di vedere com'è questo fondotinta. Appunto qui potete vedere la colorazione. Naturalmente, se conoscete questo brand, se avete provato qualche prodotto, fatemi sapere che sono curiosa. Oltre al fondotinta, poi ho acquistato altri due prodotti di questo brand e sono la Styling Eyebrow Pencil, quindi la loro matita per sopracciglia. Avevo bisogno di una nuova matita per sopracciglia e questa aveva un color marroncino freddo che mi ha convinta. Penso che possa andarmi bene, che sia perfetto per me. Da un lato c'è la nostra matita automatica, dall'altra c'è lo scovolino per pettinare le sopracciglia. Ecco, lo swatch è un marroncino chiaro
freddo che secondo me è perfetto per me. In linea generale per le sopracciglia prendo sempre colorazioni taupe, appunto se c'è scritto taupe solitamente e non è troppo scura, solitamente va bene per me, e questa è appunto la numero 03 Taupe Brown. E poi ho voluto comprare il loro mascara, questo mi ha incuriosito un sacco ragazzi, si chiama Mascara 38 gradi, è volumizzante, ce ne sono tantissimi diversi di questo brand, e si chiama 38 gradi perché la commessa mi spiegava che resiste fino a temperature appunto di 38 gradi, cioè nel senso tutta l'estate italiana praticamente, ok a volte va oltre i 40, però praticamente tutta l'estate italiana ragazzi ce la possiamo fare con questo mascara, perché appunto non sbava, non si scioglie, resiste al caldo, e non ho mai trovato un mascara che sostenga, appunto un brand che sostenga che i loro mascara resistono fino quasi ai 40 gradi, quindi questa cosa è molto interessante. Questo è il pack, eccolo qui il pack, molto carino, e qui appunto c'è scritto 38 gradi, vediamo lo scovolino è molto sottile ed incurvato, ce n'erano tantissimi, io ho scelto questo perché mi piace appunto avere l'effetto push up sulle ciglia, appunto questo è un effetto incurvante e liftante per le ciglia. Poi altra cosina che ho preso, in realtà questo avrei potuto prenderlo assolutamente anche qui da noi in Europa, in Olanda o in Italia, ma non ci ho mai pensato, poi l'ho visto lì e mi sono detta ok prendiamolo, questa è l'occasione giusta, perché anche perché c'era lì ovviamente lo stand, non volendolo acquistare online perché non azzecco mai il colore, volevo appunto approfittare del fatto che potessi provarli, avevo molto tempo in aeroporto e quindi avevo tempo per provare tutte le tonalità. Alla fine appunto sto parlando di Estée Lauder del fondotinta Double Wear, questo ha fattore protezione ma è basso, è solo 10, però c'è, e è da una vita che voglio provare questo fondotinta, ho sentito parlare benissimo di questo fondotinta, penso che mancassi solo io in tutta la beauty community a provarlo, e la colorazione che ho preso è la 1N2 Ecru, che è molto molto chiara e neutra in realtà come sottotono. Questo fondotinta dovrebbe essere a lunghissimissimissima tenuta e no transfer. Proprio per questo l'ho preso, se l'avete provato fatemi sapere se è veramente a lunga tenuta e veramente no transfer, ma lo scopriremo presto. Poi, altra cosina che in realtà avrei potuto prendere anche in Europa, ma c'era lo stand, ho visto questo colore e mi sono innamorata follemente subito, è questo prodotto di NARS, questo è il Power Matte Lipstick, appunto è un rossetto, ho visto questo rossetto rosa nude opaco, satinato, bellissimo, potevo lasciarlo lì? Assolutamente no. La colorazione si chiama Sweet Disposition e non vedo l'ora di utilizzarlo perché secondo me è rosa nude perfetto per me, lo so che lo dico ogni volta che trovo un rossetto nuovo, però ragazzi mi conoscete, cioè guardate, guardate, questo colore è bellissimo, è molto molto morbido in realtà, questo mi ha colpito tantissimo, e, però è opaco, quindi sono molto curiosa, molto 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 curiosa, non vedo l'ora di indossarlo, e questo potrebbe far riaffiorire in me la passione per NARS, perché c'era un periodo che volevo utilizzare soltanto NARS, se vi ricordate ne parlavo tantissimo anche qui su YouTube, e poi c'è stato invece un periodo lunghissimo in cui non ho utilizzato questi prodotti, e appunto vedendo questo rossetto so già che starò in fissa con lui. E poi arriviamo all'ultima cosina, mi sa, sì, l'ultima cosina. Allora, ho trovato questo brand, che è un brand turco, che ovviamente appunto qui noi non abbiamo, e volevo assolutamente provare qualcosa di un brand che fosse tipico della Turchia. Non c'era nulla se non questo brand qui, quindi questo praticamente è l'unico brand del paese in cui sono stata che sono riuscita a trovare. Ed ho preso due prodotti, il primo è questa crema corpo con crema mani e corpo all'olio d'oliva, ragazzi ha un profumo buonissimo e... Oh, mamma mia, il profumo ragazzi è buonissimo e mi lascia la pelle super super morbida, quindi non era neanche un brand molto costoso in realtà, anzi per niente, e poi ho preso, allora in Turchia hanno
Queste hanno praticamente un igienizzante per mani, loro in realtà lo chiamano cologne, tipo acqua di colonia, ed è un'acqua di colonia, però è anche igienizzante per mani, un prodotto strano che si trova in tutti i ristoranti vicino alla cassa, anche nei negozi o nei bar, e serve appunto uno per igienizzarsi le mani e poi per averle profumate, ed ho voluto comprare questo set di 5 diverse acque di colonia. Il set si chiama Call of Nature e appunto ce ne sono 5 di diverse profumazioni. C'è scritto appunto che le producono dal 1923, quindi è un prodotto storico praticamente. Le profumazioni sono ambra, questa è la prima. E quanto sono carine le boccette, ragazzi, oh mio Dio! Poi abbiamo Jasmine come seconda. Sono troppo carine, oh mio Dio, quanto mi piacciono queste boccette, ragazzi. Vabbè che io ho la fissa per i mini size, mini tutto, mini profumi, e quindi ovviamente vedo queste e vado fuori di me. E poi c'è Classic Lemon, voglio proprio sentire il profumo e vedere se sia effettivamente di limone, vi giuro. Oddio, sa super di limone, oh mio Dio, sembra che abbia spruzzato limonata, ve lo giuro. Allora, l'acqua di colonia non dura tantissimo, non è molto persistente la profumazione, però wow ragazzi, c'è pazzesco. Poi c'è Oceano, ok, molto molto bello il pack, vediamo di che cosa sa Oceano. Oddio, sa di prodotto maschile, vi giuro, questo è una fragranza maschile. Effettivamente sì, sa di mare, di spiaggia, però mi ha decisamente di profumo da uomo. Ah, però che buono. E poi l'ultimo abbiamo Magnolia Blossom. Tra l'altro gli alberi di magnolia quando fioriscono sono i miei alberi preferiti, i miei fiori preferiti, li trovo bellissimi. Ed eccolo qui anche questo. Annusiamo e proviamo subito anche lui. Questo è proprio da spruzzare sul cuscino prima di andare a dormire, perché ha questa profumazione fiorita primaverile pazzesca e non è appunto troppo forte. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto. Io vi mando un bacio enorme, come al solito non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi abbraccio forte 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 forte, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.